Alexa, augura buon Natale. Buon Natale a tutti e a tutti buonanotte. Perché buonanotte? Salve ragazzi, bentornati in un nuovo video. Spero di riuscire a caricare questo video prima della fine delle vacanze di Natale per augurare a tutti buon Natale e buone feste in attesa della fine dell'anno. Volevo prendermi una piccola pausa per arrivare alla fine dell'anno per finire di sistemare tutto il mio setup video. Adesso anche negli ultimi video state vedendo ho cambiato leggermente le luci, le impostazioni, sto utilizzando un po' più di cura nei dettagli, nel montaggio per cercare di avere dei colori che mi piacciono un po' di più. Però purtroppo non posso prendermi una pausa perché ho troppi video in coda da fare, ne ho davvero tanti, quindi sto cercando di farli adesso. E nel frattempo sono arrivando nuove cose che sono più urgenti di altri video che ho già fatto, quindi li sto continuando a fare, è un po' un casino. Dato che molti me lo hanno chiesto, il mio Verge attualmente è a Parma, nella sede della TNT, spero che me lo consegnino domani. Non lo so, non ho la certezza, spero che mi arrivi, magari appena arriva farò un video al volo, un unboxing o una live, ne parliamo insieme, vediamo come preferite voi, fatemi sapere magari qua nei commenti. Ma non sono qui a parlare adesso dell'orologio, ma di un po' di roba di Natale, di ultime cose che mi sono arrivate. Prima di tutto un regalo che mi è stato fatto, che è questo libro qua, Istantanea intorno al mondo di Nicolò Barini. Immagino che lo conoscerete sicuramente, Human Safari. È un youtuber che seguo molto, mi piace parecchio come stile di video, mi piace come monta i video. E questo è un libro particolare perché c'è pochissimo scritto ma tantissime fotografie ed è davvero una bella idea. Gli ultimi viaggi, almeno raccontati a Nicolò, raccontata soltanto con foto istantanee, in un mondo dove attualmente la fotografia regna di foto, dove la massima nitidezza è il punto fondamentale. Avere fotografie stile retro, passatemi il termine, con le istantanee è davvero carino e ha un mood molto particolare. Libro che mi è piaciuto molto, ringrazio la Gloria per avermelo regalato. E niente, ve lo lascio in descrizione se siete interessati, anche secondo me lo conoscerete già sicuramente. Un'altra cosa invece che sto provando ultimamente, mi sono arrivate da un po', ho fatto una storia su Instagram, sono le Xiaomi AirDots, cuffiettine true wireless di Xiaomi che costano 30 euro più o meno all'incirca, un po' di più attualmente con le spedizioni, arrivano sui 30, tra i 35 e 40 euro, mettiamola lì da Banggood. Belle ma non perfette, hanno sicuramente dei pregi, il rapporto qualità prezzo è il loro punto di forza, però non sono perfette, sicuramente si poteva fare meglio. Però ne parleremo magari in un video dedicato anche a queste. Quello invece di cui volevo parlare oggi è dei pannelli LED qui dietro che conoscerete già, o comunque molti di voi mi hanno chiesto nei commenti cosa sono. Sono dei pannelli a LED della Nanoleaf, gli Aurora, se non mi ricordo male col nome. Vi piacciono davvero tanto, ho fatto una recensione, vi lascio sicuramente il link qua nelle schede o in descrizione. Sono davvero pannelli molto belli, non sono perfetti, hanno ancora qualche difetto estetico, secondo me il cavo che adesso qui è nascosto, però sì, sarebbe a vista e per una cosa che punta completamente al design, il cavo a vista secondo me è parecchio brutto. E diciamo anche la forma triangolare, per quanto sia bella, non permette di fare chissà quali figure o quali realizzazioni. Infatti l'azienda ha preparato un nuovo modello che dovrebbe arrivare a breve e spero di riuscirlo a provare, che sono i Nanoleaf Canvas. Sono praticamente i gemelli di questi pannelli a LED triangolari, solo che sono di forma quadrata. Sono leggermente più piccoli di un triangolo attuale dei Nanoleaf Aurora, però in più guadagnano la possibilità di essere utilizzati tramite il touch, quindi rispondono a un comando touch se li tocchiamo, e la resa del pannello LED è comunque molto buona, cosa che apprezzo tantissimo di questi Nanoleaf perché la qualità del colore è davvero ottima. Purtroppo il loro punto dolente è sempre il prezzo altissimo. Il mese scorso mi ero messo in testa e volevo assolutamente provare questi canvas, li ho cercati ovunque, purtroppo non sono in vendita. Attualmente ho visto che sono arrivati in vendita non su Amazon ma sul sito ufficiale della Nanoleaf a 199 il kit da 9 pezzi più la parte per farle muovere al ritmo di musica, che in questo kit invece era escluso perché andava preso a parte. Ho comprato il kit con i pannelli più un piccolo accrocchio che serviva per far funzionare la parte musicale. Però un mese fa appunto ero alla ricerca di questi pannelli, ho chiesto all'azienda se per caso potessi provarli, se magari potevano mandarmene una copia demo per provarli, e mi hanno detto semplicemente no, non sono in vendita, non abbiamo ancora delle versioni di prova da mandarti, quindi non possiamo. Ho detto vabbè, peccato, magari ci sentiamo più avanti. Mi fanno guarda, ma se vuoi possiamo mandarti un altro kit dei pannelli, ci piace come li hai messi nel video, se vuoi ampliarli. E quindi cosa hanno fatto? Mi ha mandato un altro kit di pannelli Aurora. Tra l'altro questo qua è il kit con l'accrocchio che vi dicevo prima, che serve per far muovere i pannelli al ritmo di musica. Stavo pensando però sicuramente di aprirli, di prendere almeno il pezzo che fa la musica e metterli lì. Tra l'altro non so dove mettere questi pannelli perché attualmente l'immagine è già molto satura di colore. Ho davvero tante luci attorno a me, andare a riempire magari la parte qua di altri pannelli mi sembra esagerato.
continuare questa striscia in altezza non lo so, magari li posizionerò o in un altro punto della casa o in una postazione per le live che sto pensando, quindi il computer qui sarà nella parete alla mia sinistra, magari posso metterli lì dietro in modo che anche durante le live ho uno sfondo colorato. Adesso che mi è arrivata la fibra potrò fare un po' più di live, quindi magari adesso ci organizzeremo. Anzi, fatemi sapere nei commenti se avete delle idee dove poterle mettere, se volete vedere magari il video del montaggio, non so se può essere interessante. Ne approfitto anche per... devo aprirli intanto e non trovo il taglierino. Torno subito. Ok, eccolo qui il taglierino. Procediamo ad aprirlo. E intanto vi racconto anche un paio di cose che mi hanno chiesto nei commenti sempre questi pannelli, così ne approfitto per rispondervi. Come si attaccano al muro? Mi sembra di averlo spiegato nella recensione, però potrei essermi sbagliato. Abbiamo due modi per attaccarli al muro. O utilizziamo le strisce bioadesive che sono incluse in confezione della 3M, che non sono male come strisce, attaccano molto bene. E io quelli là li ho attaccati con le 3M, ormai li ho da un annetto più o meno, perché li avevo presi al Black Friday dell'anno scorso e sono ancora lì perfetti. Non ho mai dovuto fare manutenzione, non ho mai dovuto fare nulla, resistono bene, quindi sicuramente il metodo di attaccarli con le strisce funziona. Ho un po' paura per quando andrò a rimuovere, perché comunque la colla non so quanto andrà via dal muro, quanto rimarrà attaccata, e d'altro canto dopo dovrò comprare io delle altre strisce adesive per attaccarli, però i pannelli sono leggeri, quindi sicuramente la striscia adesiva è un ottimo modo per incollarle. Se in alternativa vendono appunto dei fisher, dei tasselli fatti apposta con un incastro nel triangolo per attaccarli con i fisher, però mi sembra troppo esagerato come metodo di collegamento per questi pannelli che sono comunque molto leggeri. Faccio vedere la scatola qua, intanto apro, procedo. Ok, mentre aperto mi sono reso conto che ho detto una cavolata, non sono della 3M, sono marchiati Nanolif. Io mi ricordavo che ci fosse la 3M, forse nel mio pacco erano della 3M o mi sto confondendo con altro. Comunque sono questi adesivi qua che si posizionano, si attacca il pannello e poi strappi il pezzo in eccesso attorno al triangolo. No, erano uguali a questi, mi sto illuminando adesso. E in confezione ce ne sono abbastanza per collegare tutti i pannelli. Tolto i manuali di istruzioni e gli adesivi che ho fatto vedere, il pacco si presenta così. All'interno troviamo i triangoli, l'alimentatore, e alla mia sinistra troviamo la presa in formato sciuco tedesca e in formato americano. Questi pezzettini qua che sono quelli che servono per collegare tra loro i pannelli. E infine quello che non c'era nella mia edizione, perché io ho preso la versione normale, è questo triangolino qua che si collega a un qualsiasi pannello e permette di far interagire i Nanolif con la musica. È venduto o nel kit assieme ai pannelli a 199 euro, se non mi ricordo male, sul sito ufficiale con lo sconto. Su Amazon costano di più, 250. L'azienda me l'ha mandata direttamente dal sito ufficiale, che ha comunque consegna dall'Europa gratuita, se non mi ricordo male. Arriva in una settimana più o meno. Vi lascio comunque il link del negozio ufficiale della Nanolif se volete comprarli lì, perché con i prezzi che ultimamente ha Amazon, salvo offerte speciali, secondo me conviene comprarli dal sito online, che si trovano degli ottimi sconti ogni tanto. Quindi direi di provare subito questo, perché come vi ho detto non voglio installare i pannelli oggi perché non saprei bene dove metterli, se magari continuare qua a togliere delle luci, non so, ci devo pensare un po', datemi idee voi nei commenti. Vado a installare al volo questo. Ok, l'ho collegato, non so neanche se devo fare qualcosa, sinceramente la prima volta che lo utilizzo l'ho semplicemente inserito in uno dei triangoli. Quindi io direi, Alexa, riproduci Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock di Bobby Helms inizia ora da Amazon Music. Direi che non stia funzionando. Alexa, stop. Questo fade non lo taglio. Probabilmente bisogna attivare qualcosa nell'applicazione, quindi vado a controllare al volo. Ok, applicazione. Ritmo. Ah, bisogna attivare un effetto. Ok, bisogna attivare un effetto che supporti il plugin con il pacchetto ritmo. Scegliamo. Proviamo questo qua a caso. Ok, adesso che ho attivato l'effetto, vedete, io parlo e lui cambia colore perché usa la mia voce come se fosse una canzone. Ok, sembra che stia funzionando e stia interagendo con la mia voce. Torniamo a far suonare Alexa, che è sicuramente meglio della mia voce. Alexa, riproduci Jingle Bell Rock. Ecco Jingle Bell Rock di Bobby Helms da Amazon Music. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing a bushels of
Alexa, stop. Alexa, riproduci Last Christmas. Last Christmas Remastered di Wham, da Amazon Music. Tra l'altro sto vedendo pochissimo perché non ho gli occhiali. No, l'effetto è figo. Si mette a fuoco il pannello. No, figo, figo. Poi adesso che parlo gli cambia effetto. Non è male. Cos'è l'effetto soundbar? Alexa, riproduci All I Want For Christmas Is You. Ecco All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, da Amazon Music. Cosa fa? Proprio effetto... Qua effetto soundbar, ci sta carino. Te la dici anche bene comunque, devo dire la verità. Alexa, stop. Insomma, è carino, mi piace davvero molto il tipo di animazione che prende. Sicuramente nel prossimo video lo tornerete a vedere stabile, perché lo preferisco versione fissa. Questo qua lo utilizzerò, non lo so, se posizionarle magari in salotto dove ho la TV, questo kit, così da utilizzare il ritmo con le scene della TV. Magari può essere qualcosa di carino, non lo so, ci devo pensare davvero. Comunque ringrazio tantissimo l'azienda per avermi mandato questo kit, in attesa magari se riuscirò a provare le canvas che mi ispirano davvero tanto, magari sostituisco queste con quelle quadrate che mi piacciono di più come forma geometrica in questo tipo di video, non lo so, anche lì valuterò in base a cosa mi dice la responsabile marketing della Nanoleaf. Io vi rinnovo i miei auguri per un buonissimo Natale, un buonissimo fine anno, non so se usciranno degli altri video prima di Capodanno. Ultimamente mi stanno arrivando tantissime domande su Instagram, che è il social che sto utilizzando di più, ve lo lascio anche quello in descrizione, e sto quasi pensando di fare un video ask dove rispondo magari a qualche vostra domanda, quindi anche lì se avete qualche domanda lasciatemela qui sotto nei commenti, magari quando ne avrò un po' potrò fare un video e sarà un piccolo regalo, un video un po' particolare da fare all'inizio del nuovo anno. Per il resto questo video è giunto al termine. Vi ricordo tutti i link in descrizione del mio canale di offerte, della mia pagina Facebook, del mio sito, trovate sempre tutto in descrizione. Ancora una volta, buone vacanze e noi ci vediamo a un prossimo video.